Il regionalismo differenziato è una grandissima opportunità, un'opportunità per l'intera Italia, una nuova visione del rapporto fra lo Stato e le regioni. E ho lavorato, abbiamo lavorato con tutto il dipartimento ormai un anno, abbiamo avuto quasi un centinaio di incontri tecnici, incontri politici e sono giunta al punto di poter confezionare una proposta che proviene dal mio ministero, dove evidenzio in una colonna le parti sulle quali si è trovato un accordo con i vari ministeri interessati e dall'altro dove ho evidenziato quelli che sono i nodi politici sui quali occorre ovviamente una decisione all'interno del governo. Questa decisione ad oggi non vi è ancora stata. E leggo, riscontro nei media, nelle dichiarazioni, nei giornali, che l'altra forza politica all'interno del governo ha parabbia evidenziato, a me non sono stati rappresentati puntualmente delle perplessità, o io chiedo un confronto fattivo e tecnico e un confronto politico al fine di sciogliere questi nodi. Gli incontri come quelli di oggi qui presso l'Istituto sono degli incontri fondamentali importantissimi, perché ritengo che sulla materia, come una materia quella del regionalismo differenziato, non debba essere lasciato in mano la strumentalizzazione politica, ma deve essere oggetto di un vero dialogo, una vera costruzione di un contenuto. Un contenuto che qui con esperti, con professori, con tecnici si può veramente trovare il punto di equilibrio. Dobbiamo uscire, soprattutto su una materia così importante che in realtà riguarda un impianto istituzionale, dobbiamo uscire da quello che è un agone politico, un agone di campagna elettorale, ma dobbiamo trovare veramente quel punto di incontro.